L'amministrazione provinciale di Crotone, nella ricorrenza del 31° anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino e degli uomini e donne della sua scorta morti nella strage di Via D'Amelio, ha organizzato un evento commemorativo presso la sede istituzionale, dove gli studenti sono stati protagonisti. L'ente intermedio ha voluto dedicare un momento in cui i giovani studenti hanno potuto rivivere la storia di un grande uomo del quale è doveroso portare sempre vivo il suo ricordo e quello degli uomini e donne della sua scorta che lo hanno sempre accompagnato. La commemorazione nel patio della legalità ha visto la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti coinvolti nel progetto Giovani, promotori della cultura antica e moderna che l'Unione delle Province d'Italia attraverso il Fondo Azione Province Giovani ha voluto finanziare alla provincia di Crotone per dare modo agli studenti di riflettere sul concetto di cultura. Oggi ricorre il 31° anniversario della strage di Via D'Amelio e noi abbiamo il dovere come istituzione di non solo non dimenticare ma di commemorare e soprattutto trasferire ai giovani, alle nuove generazioni, alcuni concetti che sono alla base del nostro agire quotidiano, ovvero il giudice Borsellino ha sempre operato nella direzione di guardare con particolare attenzione ai giovani attraverso loro diffondere la cultura del bello, la cultura della legalità. Noi come provincia proviamo con tutto il rispetto ad agire nello stesso solco, siamo stati l'unica provincia del sud Italia ad essere stati ammessi a finanziamento dalla UPI, dall'Unione Province d'Italia, su un progetto a favore dei giovani e con loro abbiamo lavorato, con le scuole secondarie di secondo grado del nostro territorio e abbiamo iniziato l'anno scorso intitolando il patio del Palazzo Provinciale, cosiddetto patio della legalità, al giudice Borsellino. Quest'anno, proprio nell'ambito del progetto Province Giovani, presentiamo, grazie al lavoro straordinario dei ragazzi delle scuole secondarie, un murales proprio dedicato alla cultura del bello e alla cultura della legalità. Nel corso dell'evento, alla presenza di tutte le autorità civili, militari e religiosi e degli studenti che hanno preso parte al progetto, si è proceduto alla premiazione degli elaborati artistici creati dagli studenti del liceo Filolao e dell'Istituto Pertini Sant'Antonio di Crotone e alla scopertura di una targa. Dottor Forciniti, possiamo dire che è sempre un successo vedere le giovani generazioni in una giornata come questa partecipare così attivamente a un momento importante, una giornata di ricordo? Ma è fondamentale, se c'è un insegnamento in queste occasioni di commemorazione e degli esempi che certe persone sono stati per gli altri, quello di constatare come si perpetuano certi valori e si mettono in moto un meccanismo per favorire l'impegno culturale proprio come crescita e come antidoto alla illegalità. Oggi ricordiamo la figura di Paolo Borsellino, lei ha ricordato nel suo intervento la grandezza di quest'uomo. Magistrato che è stato di esempio per tutti, per professionalità, per umanità, per spirito istituzionale. Sicuramente, ecco, io nel mio intervento ho sottolineato pure la lungimiranza nel capire quali sono i meccanismi tecnici più adeguati di contrasto alla criminalità organizzata.